siamo accusati come se questa amministrazione avesse prodotto gli 8 milioni di euro di debiti di cui tanto si parla in giro. Ed allora, siccome noi non amiamo concentrare e perdere il nostro tempo sulle questioni relative alle polemiche, ma ci piace fare le conferenze stampa per parlare delle cose fatte, ecco che, scusa, concludo poi il minimo, perdono. Voglio soltanto dire una cosa, che chi oggi ci accusa nei 3 anni di gestione ha prodotto un debito per quasi 2,5 milioni di euro, che rappresentano il 30% della debitoria di cui si va tanto parlando in giro. Cioè sono responsabili del 30% dell'intera debitoria del comune di Camerota. Poi ci sono i commissariamenti, e allora io chiedo ai colleghi della stampa di fare uno sforzo per andare, giusto l'assessore, a verificare anche puntualmente l'origine della debitoria. Però dall'altro l'amministrazione romana, questa amministrazione nel 2013 ha effettuato pagamenti per 8 milioni di euro di debiti. Questi sono i raffronti che noi dobbiamo fare tra questa amministrazione e quell'amministrazione di cui facevano parte le persone che oggi ci criticano e ci accusano di chissà quali responsabilità. E allora 2,5 milioni di euro sono stati prodotti sotto la loro gestione. Quale potrebbe essere la loro giustificazione, se li abbiamo ormai imparati a conoscere? Che non hanno potuto pagare i loro debiti perché hanno pagato quelli precedenti. La verità è che non hanno pagato nemmeno quelli precedenti, e oggi noi ci troviamo sul groppone l'intera massa debitoria. Ma è pur vero che se abbiamo potuto pagare 8 milioni di euro di debiti è perché siamo riusciti a rimettere in moto i flussi economici, siamo riusciti a gestire in maniera intelligente e saggia le risorse finanziarie, e credo che questi siano dei dati dai quali non si possa prescindere. Che c'è un dato fondamentale che riguarda il ciclo dei rifiuti, che è stata una delle voragini principali che ha investito il nostro comune. Ebbene, questa amministrazione nel solo 2013 ha fatto alla IELE pagamenti per 880.000 euro. Io ho qua i numeri di mandato con gli importi, pagando ai dipendenti del servizio 13 mensilità per il corrente più 14 mensilità per il pregresso. Questi sono dati, questi sono fatti riscontrabili nei documenti, e quindi credo e invito e mi auguro che con il 2014 il dibattito politico si possa incentrare più sulla concretezza dei fatti e meno sulla demagogia. Quando tu ad esempio ti senti dire che noi paghiamo le cooperative nuove e non quelle vecchie, poi mi vedo costretto a dire, mi rivolgo ai giornalisti, che noi abbiamo pagato 164.000 euro alla cooperativa Arcobaleno, che ha lavorato sotto l'amministrazione Bortone, e abbiamo pagato un'altra quota analoga alle nuove cooperative. Però guarda un poco, veniamo accusati noi di non pagare il vecchio, e poi ci troviamo un decreto ingiuntivo della cooperativa al servizio della città di 57.000 euro, che è la prima cooperativa che ha operato nella gestione Bortone. Quando io mi sono insediato come delegato all'ambiente, contattai questa cooperativa e la prima risposta fu, pensando che io fossi un componente dell'amministrazione Bortone, disse: io a Camerota non ci voglio più venire. Un po' il discorso. E allora abbiamo preso la cooperativa Arcobaleno, abbiamo fatto i moralisti contro l'amministrazione romana accusandoci, i dati smentiscono, di non pagare le cooperative vecchie, però guarda un po', poi ci siamo dimenticati di pagare la prima cooperativa che ha lavorato sotto la loro gestione, che è stata talmente corretta, lo voglio dire, che non ha avuto i soldi dal comune di Camerota, ma ha provveduto a pagare i dipendenti di quella gestione estiva. Questa era solo una puntualizzazione per chiarire come ad esempio poi ci ritroviamo un decreto ingiuntivo arrivato a 31.000 euro per la fornitura di 14.000 euro dei contenitori verdi che vedete in giro per Camerota, per il porta a porta, neanche quelli si è potuto pagare, la spazzatrice che abbiamo visto 2 estati fa a Camerota, circa 10.000 euro, non si è potuta pagare quella spazzatrice perché l'abbiamo ordinata. Chi la ordinò? Poi però ci sono dimenticati di fare l'impegno spesa, la determina. Quando è caduta l'amministrazione Bortone, quella ditta, la Tecma SRL, è venuta al comune e il segretario
la dottoressa Valli disse: io non posso pagarle nulla perché non stanno a posto le carte. Allora, prima di dare lezioni, cerchiamo, ecco, di dire, dico queste cose, vice sindaco, perché sì, noi molto spesso ci vediamo accusati e vediamo anche, dobbiamo anche sopportare delle lezioni di morale, di gestione amministrativa, quando poi ci troviamo a dover affrontare questi problemi.